siamo. Buonasera, buonasera a tutti amici di Piero da Saronno, bentornati sulle nostre web frequenze, prima giornata del girone di ritorno. Vede di fronte Allianz Bank Rovello contro il basket di Lentate, pallacanestro Groane di Lentate, partita che all'andata ci aveva castigato 51 a 44 in quel di Lentate sul Seveso. Rientriamo con Bernia finalmente sui nostri teleschermi dopo un po' di tempo che è mancato per infortunio, con Corno, con Gorni, con Davide Terraneo e con Bosa. Lentate schiera il quintetto base con il numero 15 che va a saltare e conquistiamo subito però il pallone. Il numero 15 è Nicola Crisci, subito Corno attacca al ferro e ne mette subito due, buona. Lentate che gioca con il playmaker Thomas Monafò, uno dei migliori realizzatori del campionato, gli porta al blocco Crisci, va incontro in terzo tempo Monafò, rimbalzone da parte di Corno che corre veloce, Davide Terraneo perde la maniglia, riconquista poi ancora Davide, va in uno contro uno in sottomano contro Arnaboldi, Marco Arnaboldi, e poi Lentate è già in attacco con Stefano Aresi, Aresi per Arnaboldi e poi penetrazione vincente di Marco Novati. Borghi, il coach di Lentate, comincia già a sbraitare. Davide Terraneo scarica per Corno, fuori per Cristian Gorni, dalla sua mattonella non va, riconquistano un altro rimbalzo i lentatesi, sempre con Aresi, Aresi per Crisci, Monafò, Monafò per Arnaboldi, Arnaboldi prende il blocco, sono contro Crisci, c'è un grande numero 6 e poi Davidino Terraneo che va a rubare e a disturbare, è ad un secondo dalla fine dell'azione dei lentatesi. Riconquistiamo il pallone sul 4-2 quando sono già passati 1 minuto e 20. Davide chiama alto, Davide contrastato da Novati, riceve Corno e poi riceve ancora e poi Cristian che va in uno contro uno, perde la maniglia, Lucone Bernia, rimbalzone, ancora rimbalzo di Cristian e poi fallo di Bernia che si ferma a gambe larghe, primo fallo per i nostri ragazzi. Rimessa per i ragazzi di Lentate, per i ragazzi di Mister Borghi. Aresi, Aresi contro Davide, va in mezzo all'aria Aresi, ubriaca Davide, non va il suo tiro, corriamo veloci, Davide, Davide, Davide ancora, si ferma in mezzo all'aria, taglio di Corno non visto, Bosa allora temporeggia, prende il blocco, pick and roll e poi scarico fuori per Cristian Gorni che ce ne mette tre dalla sua mattoncino, 7-2 per i ragazzi di Rovello. Monafò, Monafò contro Bosa, pressione di Cristian Gorni su Novati, esce il blocco, prende il blocco Aresi, Crisci, Crisci finta al tiro, nasconde il pallone, lo arriccia in sottomano e ce ne mette due, 7-4 per noi. Davide, Corno in mezzo per Bosa, si gira in mezzo Bosa, si autostoppa e poi realizza, cerca anche il fallo che non viene concesso, 9-4, intensa partita. Allora gira il pallone tra le mani di Novati e di Arnaboldi, Aresi, Aresi per Monafò che gioca pick and roll con Crisci, poi viene rubato da Boss, fuori per la bomba che non va e poi porca vacca ci facciamo sfuggire il pallone, Aresi rigioca la palla fuori, Monafò sbaglia la bomba, Bernia raccoglie il rimbalzo, la butta subito in mano a Davide Terraneo che va in mezzo all'aria, ne ubriaca 4, fallo del numero 12 Marco Novati, lato, ed è subito minuto di sospensione per i ragazzi di coach Borghi che è accompagnato dai soliti Bocciarelli e Boffi.
abbiamo i due arbitri a metà campo che sono il signor Baroni di Melegnano e il signor Bruni di Albairate. Basket Rovello che viene da una sconfitta in quel di Milano, alla Pallacanestro Milano, dove abbiamo perso per infortunio Nicola Sporro, che rientrerà tra circa un mesetto per un brutto colpo subito, mentre i ragazzi di Lentate sono in un'ottima posizione di classifica, in quanto sono in quarta posizione a pari con la Fortitudo di Busnago, mentre noi siamo noni a 14 punti con 7 vinte e 8 perse. Basket Lentate che schiera un nostro grande ex giocatore Riccardo Colombo, che poi entrerà in campo. Non cambia nulla il coach di Lentate. Rimettiamo con Boss a 6.34 da giocare. Davide, Luca Bernia, schiaffeggiata la palla, giocano in una 2-3 e poi passi di partenza di corno, passi di partenza di corno, perdiamo il pallone, rimessa per i lentatesi con Aresi che chiama lo schema lato. Munafò gioca a guardia contro Bosa, blocco di Crisci per Munafò che riceve, poi blocco di Arnaboldi dove Boss passa sopra Crisci che fa infrazione di passi non fischiati e poi realizza il punto del 9-6. Davide per corno, intercettato il pallone dal centro di Lentate da Crisci, fuori per corno, pronto a tirare, Bosa non riesce ad addomesticare il pallone, gli viene servito un po' male, poi riconquista il pallone, ma il gioco della freccia restituisce il pallone a Lentate sul Seveso. Asciugiamo il pallone perché è già scivoloso dopo 4 minuti e mezzo di gioco. Siamo 9-6 per i ragazzi del Basket Rovello. Gioca Munafò allora. Play dell'84, scusate, contro Boss. Aresi esce dal blocco. Crisci, contrastato molto bene da Luca Bernia, che commette già il secondo fallo. Se l'è andata a cercare, è già il secondo fallo di Luca Bernia e quindi siamo pronti per mettere Luca Borghi al posto di Luca che commette il secondo fallo. Ecco Giorgio, pronto Giorgio Borghi. Ancora Munafò, bomba di Munafò che non va. Poi riconquistano il rimbalzo con Marco Arnaboldi e poi rimbalza sulle gambe di Boss e va fuori e riparte il cronometro da capo, sempre 9-6. Rimessa di Arnaboldi, doppio blocco per Munafò, va in uno contro uno e accompagna molto bene il pallone nel canestro. Allora Davide si prepara anche Sugar Del Piero per entrare in campo. Davide ancora per Gorni, sono ancora in zona ragazzi Lentate. Davide cerca la penetrazione, lo scarico che non va, allora Munafò va da sotto, un super rimorchio di Crisci che si mangia un pallone assurdo. Corno, va in uno contro uno, scarica fuori per Davide, ancora Cristian Gorni, scalfisce il ferro, 9-8, fallo di Bosa a centrocampo che interrompe l'azione e così consente a Sugar Del Piero di entrare al posto di Boss. Lentate non cambia invece, resta con... No scusate, è entrato anche il numero 12, Marco Novati per Lentate. Rimessa a lato per Lentate. Adesso Munafò contro Cristian Gorni.
Aresi contro penetrazione, arresto e tiro di un ottimo numero 11 Arnaboldi, che riconquista due volte il rimbalzo, non riesce a concretizzare però il suo canestro e siamo sempre 9-8, non prendiamo un rimbalzo in attacco, in difesa. Munafò contro Gorni, ancora Munafò contro Gorni, prende il blocco di Crisci, fuori per il numero 5 Stefano Aresi, esce Borghi per contrastarlo, Aresi, ferro lungo, Davide Terragno, rimbalzo, Sugar Del Pero, passi di partenza non fischiati, ancora Sugar per Davide, 5 fuori, Sugar, penetrazione, scarica per Corno, che con la sua dolce manina ne mette ancora 2, 12-8, anzi ne mette 3, scusate, 12-8, ancora palla sotto per Crisci, contrastato molto bene da Giorgio Borghi, che giustamente dice che Crisci sbraccia Davide, ancora per il Ciappetira, il fallo non fischiato sul nostro Corno, penetrazione di Aresi, questo invece lo fischiano, fallo di Gorni sul primo passo di penetrazione, due tiri liberi, gli arbitri vanno a richiamare Manuel Ciglio, dice la prossima ti butto fuori come al solito, due tiri liberi per il numero 5 Stefano Aresi, guardia del 1986, guarda di grande esperienza, di grande curriculum, primo libero di Aresi, è fuori, 3:20 ancora da giocare, 12-10 per il basket Rovello, è corto anche il secondo libero, riconquistiamo Ba, rimbalzo con Ale Corno e poi Gabriele Del Pero, ancora Del Pero per Corno, fuori per Davide Terragno, Davide Terragno sotto per Borghi che la butta fuori, penetrazione di Del Pero che va contro Crisci e glielo mette in faccia, questi due punti che ci portano sul più 4, pugno chiamato da Aresi, blocco in alto, blocco ancora, passano sui blocchi Marco Novati, Munafò raddoppiato, Crisci lasciato da solo, ancora si avvita e poi un fallo un pochino cattivello da parte del nostro amico Nicola Crisci, centrone del 1978. Richiamo Papero adesso, chiamo Papero, sarà Borghi che riceve, blocca, qui riceve invece Davide, ancora di nuovo Davide, blocco in uno contro uno, Davide scarica fuori per nessuno, Borghi non ha potuto ricevere in quanto servito leggermente male, buttiamo la palla nelle ortiche e loro giocano ancora con Aresi, blocco sopra per Novati, Novati, Crisci contro Borghi, si massacrano in area, ancora Munafò va in arresto e tiro dalla lunetta, molto bello, 14-12, 1:59 da giocare, Gorni esce su due blocchi, fallo non fischiato del numero 11 Davide fuori per Alecorno che è contrastato da Aresi, va in uno contro uno in una fantastica mano sinistra e appoggia al ferro, 16-12, 1:39 da giocare, ancora Aresi, fallo poi di Giorgio Borghi su Crisci, siamo al quinto fallo, due tiri liberi, cambio per i ragazzi di Basket Rovello e anche per Mia Basket Lentate, entra Marco Novati per pallacanestro di Lentate ed entra anche Barbizan al posto di Gorni per questo ultimo minuto e 33, buono il primo libero di Crisci, secondo libero è buono,
16-14. Grandi mani di Crisci, chiamiamo Papero. Barbisan va nel fondo, Giorgio Borghi, uno contro uno di Giorgio Borghi, accompagna il pallone appoggiandosi contro Crisci. Giocano larghi, numero 9 Novati, fuori per Munafò. Munafò gioca verde, penetrazione, scarico e poi gancione che non va. Corriamo veloci, via veloci. Crisci va in gancio che non va, ragiona Del Pero, poi va in uno contro uno, scarico sotto, no look fantastico per Barbisan, si avvita e poi va a proteggersi con il ferro e te realizza il 20-14 per i ragazzi di Rovello. 40 secondi da giocare, ultima azione del basket di Lentate. Esce Munafò da tre blocchi, tiro lungo, giochiamo veloci, arresto e tiro di Sugar Del Pero che ci porta sul più 8, 22 secondi da giocare, ultimo tiro per i ragazzi del basket di Lentate. Chiamano schema numero 2, numero 9 Novati, blocco sopra di Crisci, cambia il blocco Borghi, poi infrazione di piede da parte di Davide Terraneo che va a stoppare il pallone alla maniera di Sergio Nebrio. Rimessa per questi ultimi 3 secondi dove va Munafò a cercare di realizzare, prende fallo sul tiro fatto da parte di Davide Terraneo, gli regaliamo anche un fallo tecnico così avrà 4 tiri liberi da segnare. Come al solito i tecnici sono la nostra rovina. Ed ora vediamo, 4 tiri liberi verranno tirati da Thomas Munafò, speriamo che San Tiziano ci aiuti. Il primo va dentro molto dolce, anche il secondo va dentro molto bene e ne avrà ancora 2 da fare grazie al regalo che gli ha fatto Davidino Terraneo. No, niente secondi tiri liberi. Ricordiamo che ora avremo 2 settimane di break sulle frequenze di Piero da Salorno, avremo 2 trasferte di fila, quindi noi ci rivedremo il 14 di febbraio per la quarta partita in casa del basket Rovello. Che dire, Munafò è uno dei 10 migliori realizzatori con 202 punti, con un 13 punti e mezzo di media partita per i ragazzi del basket di Lentate. Il nostro miglior realizzatore è molto più lontano ed è Luca Bernia, sebbene sia stato anche fermo per i suoi infortuni. In quanto i nostri realizzatori sono un po' tutta la squadra, a differenza di altre squadre che hanno dei top player. Lentate anche un altro ottimo giocatore che è Nicola Crisci, anch'esso con più di 11 punti di media partita. Rientriamo sul 22-16 con il possesso per i ragazzi di Rovello. Lentate fa entrare ora una nostra vecchia conoscenza, Riccardo Colombo, detto il Calo. Rientriamo noi con ancora Borghi, Boss al posto di Davide Terraneo. Hanno ancora 2 tiri liberi da fare i ragazzi di Lentate. Boss al posto di Davide Terraneo. È corto il terzo tiro libero di Munafò. Ed il quarto invece va dentro. 22-17, rimessa per il basket di Lentate. Rimessa per il basket di Lentate, che gioca con Novati per Aresi.
Crisci si sportella con si sportella pesantemente con Barbizan, scarico sotto poi per Calo Colombo che va in uno contro uno contro Borghi, morbido il suo tiro ma troppo corto, Borghi si fa rispettare a difesa, Del Piero, zingara in mezzo all'area, gira bene il pallone poi verso lo scarico di corno per Barbizan che realizza i due punti appoggiandosi al ferro, appoggiandosi al vetro, ed è il primo fallo di Colombo per il libero supplementare per Max Barbizan. Intanto si cerca di asciugare qualche goccia di sudore caduta in campo, ecco che arriva il presidente asciugatore ad asciugare l'area come al solito. No, siamo a posto, quindi libero supplementare per Max, è fuori, Crisci conquista un rimbalzo facile, chiama il pugno Novati, Calo chiama il blocco fuori, Ricciolo, passi di partenza di Eresi, arresto e tiro che prende un arcobaleno incredibile e non vanno, e quindi rimettiamo con Bosa e chiamiamo il Papero per Sciuga Del Piero, cerca di accelerare, chiama Papero, nessuno viene a ricevere, esce poi Corno, esce dall'altra parte Boss, la riceve lui, 10 secondi da giocare, andrà in arresto e tiro Bosa, tira corto, contrastato bene da Munafò, arresto e tiro invece, anche lui un po' azzardato, senza difesa schierata, il numero 9, Del Piero, scarica sotto, infrazione di piede del numero 10, è un passaggio per Boss che non va a buon fine, rimessa dal fondo per i nostri ragazzi, 19 da giocare, 19 secondi per quest'area, questo tempo, scusate, per questa azione, poi una rimessa ignorante da parte di Boss per Corno che non riceve, e allora Del Piero schiaffeggia il pallone, lo butta nel fondo, ancora 24-17, rimessa è a metà campo secondo me, no, il nostro commissario ci dice di no perché è stato schiaffeggiato il pallone, non buttato fuori, giustamente se la conquistava era a metà campo, invece schiaffeggiato è andato in rimessa dal fondo. Ok, giusto, le infrazioni vengono battute dove vengono commesse, quindi l'infrazione è stata commessa sul fondo del campo e quindi viene battuto dal fondo del campo. Vengono ripristinati i secondi perché il tempo era rimasto attivato per circa 15 secondi, era 8:48, ecco viene riportato in un fantastico 69 secondi, azzeriamo tutto e ci riportiamo sul tabellone magico che sta cercando di risistemarsi, eccoci qua. Siamo pronti per rimettere dal fondo campo, quando siamo sul punteggio di 24-17 si prepara Lollo Bombarollo che entrerà al posto di Sugar Del Piero, io credo, o al posto di, no, entra al posto di Ale Corno, abbassiamo di molto il quintetto, giocheremo con Bosa 3, Barbizan 4 e Giorgio Borghi 5. Vediamo Lollo se ci regala qualche bombettina, ce l'abbiamo fatta, noi abbiamo sempre in panca Bottinelli, infortunato per tutta la stagione ormai, rimessa dal fondo intanto, Bosa contro Munafò, Crisci contro Borghi, Crisci ancora consegnato a Borghi, blocco in movimento, pick and roll giocato molto bene, Barbizan l'ha preso molto bene, arresto e tiro di Crisci, sputato dal ferro che è nostro amico in questo caso, e poi Aresi si fa largo molto bene, riesce per Munafò, finta del tiro e poi servizio sotto per Crisci, ha una mano, si gira e si volta a Calo che conosce molto bene e poi prende anche un colpo, si è fatto male Calo, chiede cambio, si è fatto molto male, fermiamo l'azione che si è fatto male, non fermano l'azione gli arbitri, Borghi allora mette una bomba da tre, butta sul ferro il pallone, 24-19, Munafò scarica ancora per Crisci,
Crisci che sportella, va in gancio e poi non conquistano il pallone i ragazzi di Lentate, anche se erano in due contro uno. Esce Calo, che ha preso una botta incredibile al gomito, entra Ricciolone Meroni, Marco Meroni. Giochiamo con Calo e giochiamo con Lollo che la dà a Sugar De Pero, fuori per Boss contro Munafò, sotto per Barbisan, Borghi ancora, Borghi che va in uno contro uno, rubata la palla da parte di Novati, penetrazione e scarico per Munafò, due contro uno, loro corrono più di noi e in questo momento ci recuperano, pronti sul blocco dei cambi Lucone Bernia per sostituire Giorgio Borghi. Crisci non ha ancora preso fiato, speriamo che lo prenda presto. Grande Sugar che ubriaca la difesa, la butta fuori per Barbisan. Barbisan che la mette dal centro area, una bomba da tre che butta a meno 6 i ragazzi di Lentate. Ancora il play contro Lollo, Bosa contro Munafò, ancora gioco fuori con Aresi. Aresi che entra con il braccio, scarica fuori per Crisci che cincisca un po' con il pallone, ma comunque riprende la maniglia del pallone. Minuto di sospensione per i ragazzi del Basket Rovello, 27 ragazzi di Rovello, 23 per Gorane Lentate. Gorane Lentate che aveva cominciato molto bene la stagione, poi ha cominciato a perdere qualche colpo. La nostra classifica vede sempre davanti Cermenate con 15 vinte, con 15 giocate, 13 vinte e 2 perse. Al secondo posto c'è Cusano e poi Palmilano che ci ha fatto una bella scoppola a casa loro. Settimana prossima saremo a Cusano a giocare contro la seconda del nostro girone. Terminato il minuto di sospensione, andiamo a rimettere dal fondo dopo aver subito il canestro di Crisci, che rientra instancabile, questo vecchio centrone del 1979, ma sempre valido. Lollo riceve da Sugar, è uno schema 3, riceve Barbisan contro Meroni. Lucone Bernia, ancora Luca Bernia, va in arresto e tiro dalla lunetta, morbido e dolce, ancora con il ginocchio leggermente dolorante, ma sempre pronto alla battaglia. Luca Bernia contro Crisci. Munafò gioca molto bene a due contro Meroni, che poi riconquista il rimbalzo, e ancora meno 4 per Lentate. Lollo per Del Pero, passi di partenza non fischiati, gioca pick and roll che non va, fallo poi di Marco Meroni che va a cercare di rubare il pallone a Barbisan ma non ci riesce. Cambio, rientra Marco Novati ed esce Munafò, buona la sua. 5:46, ancora da giocare. Sugar, ci manca qualche punto in questo momento. Sugar che va in uno contro uno, sfida tutta la difesa, nessuno va a rimbalzo e la riconquista Lentate. Novati, Crisci, scarica sotto per un dimenticato Marco Meroni, dimenticato da tutti, meno 2 per i ragazzi di Rovello. È pronto Moscatelli, poi si tuffa e riconquistiamo con Bernia il pallone. Cambio per i nostri ragazzi, esce ora Sugar Del Pero ed entra Marco Moscatelli, numero 5. Giochiamo con Lollo e Bosa adesso. Bosa è pronto e Lollo invece ci regala una sua
classica bombetta dagli 8 metri. 3-2-2-7, 5 ancora da giocare. Chiamano schema pugno, doppio blocco in alto, passerà sul blocco di Crisci, poi gioca pick and roll, passa un altro blocco per Aresi, Aresi contro Bosa, va in gancio Aresi e poi non facciamo taglia fuori con Barbizan e Novati mette un tap in. Si prepara anche Beretta per il nostro ingresso, fallo in attacco incredibile su un blocco fermo e fallo tecnico. Ci regaliamo un altro fallo tecnico gratuito con Luca Bernia, quarto fallo quindi di Luca Bernia. Chiede spiegazioni adesso Luca Bernia, doppio cambio, si è accusato del fallo e si è la discussione. Questa vedremo nell'instant replay della nostra web frequenza questo fallo tecnico fischiato a Luca Bernia, che si accusava del fallo. Due tiri liberi per il numero 9, è buono il primo libero. Il secondo libero di Novati è dentro ed ora rimettiamo con il basket di Lentate a metà campo con Stefano Aresi. Riceve il pallone dagli arbitri, chiamano lo schema lato. Schema lato, esce Beretta contro Aresi, Bossi, poi fallo di Bosa al secondo fallo, quando secondo me l'aveva fatto Beretta, però erano là sotto loro. Due tiri liberi per Aresi. È buono il primo libero e il basket Lentate va a pari con i ragazzi dell'Allianz Bank di Rovello. Si prepara subito un altro cambio nelle nostre file, uscirà immagino Bosa che ha secondo fallo ed entrerà Corno. Tagliamo fuori e facciamo una cappellata che ci costa una recuperata per Meroni, che poi vanifica con un tiro da tre Novati. Beretta che va in uno contro uno, pressato da 72 persone. Moscatelli scarica fuori, prende in testa un giocatore, facciamo un po' di confusione, Lollo, vediamo se riesce a tirare la bomba, alzare la palla, invece no, poi fa fallo a metà campo per interrompere giustamente l'azione. Chiamiamo minuto Manuel, cambio, esce Bosa che ha due falli ed entra Ale Corno, vediamo se ci riesce a regalare un paio di bombette, un paio di penetrazioni contro il numero 12 che lo cura. Ancora Romati va in uno contro uno, appoggia molto bene al vetro e realizza il punto del sorpasso per i ragazzi di coach Borghi. Corno riceve ancora da Lollo, blocco di Borghi che va in pick and roll, Moscatelli arresta e tiro di Moscatelli, ferro lungo, ferro corto, azione sprecata da parte dei nostri. Crisci che è rientrato, Aresi in uno contro uno contro Moscatelli, gira fuori dai blocchi, un ottimo tiro da due Novati. I ragazzi di Lentate si portano sul più 4, giochiamo alto, riuscire a liberare Corno per i suoi tiri. Moscatelli va in uno contro uno, scarica fuori per un muro molto lontano, Corno non riuscirà mai a prendere un pallone così. Cambio allora per i ragazzi di Rovello, esce Beretta e rientra Davide Terraneo. Diamo un po' di velocità al quintetto. Lollo contro il playmaker, esce da due blocchi, Novati si libera molto bene
poi Meroni da Davide. Davide poi dimentichiamo sempre sotto da solo Marco Meroni, che è molto bravo a liberarsi, e i ragazzi di Lentate vanno sul più 6. Doppio blocco sopra, arresto e tiro di corno che non va. Moscatelli schiaffeggia il pallone ma poi va in mano ad un ottimo Marco Meroni, che ci sta facendo verdi questa sera. Lollo contro Aresi, Meroni, ricciolo di Aresi contrastato da Moscatelli, doppio blocco sopra, pick and roll che non viene seguito e poi arresto e tiro e poi fallo di Davide Terraneo per spinta nei confronti di Meroni. Cambio, doppio cambio, terzo fallo di Davide Terraneo, esce Davide ed esce Lollo ed entra Sugar Del Piero e Barbisan, meno 6, siamo fatti raggiungere e sorpassare. Altri due tiri liberi per i precisi ragazzi di coach Borghi, che ce ne faranno altre due. Meroni, ricordiamo, è un 88, un ottimo 1,97, ottimo centro, loro giocano con due centri in questo momento. Il primo libero ci viene buttato fuori da Santiziano, il secondo invece non viene neanche questo, addomesticato dal ferro. E allora Sugar per Borghi, per Moscatelli, ancora per Borghi, Sugar, giochiamo fuori, ancora fallo, fallo del numero 9 e cambiamo Moscatelli, rientra per questo ultimo 1,36 un altro tiratore, Cristian Gorni. Vediamo di riuscire a liberare le nostre bocche da fuoco per tirarci un pochino vicini. Sugar, blocco, pick and roll che non va, fuori per Barbisan che non prende il pallone, lo ricevono invece i ragazzi Lentate, passi non fischiati, arresto e tiro e poi schiaffeggiata ancora da parte di Meroni, che ci sta veramente facendo patire le pene dell'inferno. Ricciolo di Aresi che serve Crisci, cerca l'appoggio Crisci, non ce l'ha, non lo trova con Borghi, scarico sotto per Aresi che viene perso. E segniamo anche un assist sul tabellino di Crisci, più 8 per i ragazzi di Lentate che hanno cominciato a giocare. Ora corno, blocco per lui, va in mezzo a 3 e poi un altro fallo, scarico fuori. 15 ancora da giocare per i ragazzi di Lentate, Aresi per Nomati, sotto per Crisci, scarico ancora per Aresi che taglia molto bene sotto, lo perdiamo per un'altra volta. Minuto di sospensione a 27 secondi dal termine, serve a ben poco secondo me, visto che loro hanno ultimi due tiri liberi da tirare e poi avremo l'ultima azione con 3 secondi che avanzano per i ragazzi di coach Borghi. Riusciamo a vanificare un ottimo vantaggio, abbiamo smesso di segnare, abbiamo perso un po' di lucidità in attacco, in difesa sono nettamente superiori i ragazzi di Lentate come rimbalzi, noi ne tiriamo giù ben pochi e paghiamo questo scotto, oltre a dimenticarci dei giocatori sotto area dove vengono serviti magistralmente sia dal centro che dal playmaker. Li riprendiamo ora con gli ultimi 27 secondi di questo secondo quarto. Sono due tiri liberi per numero 5 Stefano Aresi, tagliamo fuori, rientra Calo per questi ultimi 27 secondi. È buono il primo di Aresi, più 9 per i ragazzi di Borghi,
è buono anche il secondo cambio, entra Gabriele Cappelletti, altra storica guardia del 78 per l'ultima pressione. Giochiamo alto, giochiamo alto per cercare una soluzione con Barbizan, la consegna a Borghi per Cristian, Cristian per Barbizan, non riusciamo a liberare corno, allora Barbizan gira, blocco, arresto e tiro di Cristian Gorni che finalmente muove il 32, 3-5, 3-2, 1 e poi stoppone a metà campo sul tentativo di tiro da parte di Munafò. Andiamo a riposo a prendere un caffè sul 35 Rovello 42 Lentate, amici di Piero da Saronno, a più tardi.